Le fonti Instant Focus sarà davvero un approfondimento molto importante quello di oggi. Intanto partiremo, come leggete in sovrimpressione, dall'analisi delle principali materie prime, però insomma questo ci fa già capire dove vogliamo andare a parare, ai prezzi delle materie prime e a come quello che accade in ambito finanziario poi si traduce nella vita di tutti i giorni. Adesso ho fatto un passaggio veramente molto ampio, ma analizzeremo punto per punto. Anzi, mostriamo, prima di salutare l'ospite che ne parlerà con me attraverso la regia, i punti che andremo ad analizzare. Petrolio, partiremo da qui. OPEC, cosa ci sta dicendo l'OPEC? Peggiorano le stime sulla domanda. La domanda di petrolio è vista ancora in calo nel 2022 e anche nel 2023. Quando cala la domanda vuol dire che c'è crisi, l'abbiamo già detto tante volte, poi spiegheremo insomma questa associazione. Poi parleremo di oro e con tutte le aspettative rispetto all'inflazione al rialzo dei tassi. Oggi è peraltro una giornata dedicata al tema dell'inflazione più che mai perché questa mattina abbiamo avuto l'inflazione della Germania, oggi pomeriggio quella americana. E poi guardate un po', seconda parte della trasmissione la definiamo un po' in questo modo, dalla finanza all'economia reale, ecco la vita di tutti i giorni. Cosa succede al nostro portafoglio? Non al portafoglio di investimenti, ma proprio al portafoglio che utilizziamo per andare anche al supermercato, per andare a fare benzina, per andare a pagare la bolletta della luce e del gas. E sappiamo molto bene quanti problemi ci sono, peraltro con Putin. E poi mi taccio che ha minacciato nuovamente rispetto alle forniture di energia. Carlo Vallotto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti quanti telespettatori. Sì, i punti che hai toccato sono giustamente, insomma, molto, molto interessanti anche perché andiamo a vedere un po' la finanza all'interno di, o meglio, portata a livello, insomma, dell'economia reale, di ciò che accade tutti i giorni e quindi, insomma, non più dei mercati finanziari, insomma, freddi, ma visti proprio nella vita reale. Esatto, ed è un aspetto a cui sia io che te teniamo moltissimo, ne abbiamo parlato fuori onda, peraltro siamo anche nel mese dell'educazione finanziaria, è giusto proprio insistere su queste tematiche, soprattutto quando effettivamente c'è paura, no, che la situazione possa peggiorare. Non a caso il Fondo Monetario Internazionale ha parlato di recessione per l'Italia e per la Germania e un rallentamento importante per l'Eurozona e non solo, anche per l'America e per la Cina, che sono due grandi superpotenze, insomma, quindi non si scherza, ma appunto noi qui non scherziamo, ma vogliamo spiegare senza salire in cattedra. Allora, partiamo dal petrolio a questo punto, al di là dell'analisi delle materie prime, su cui poi torniamo magari andando ad analizzare qualcuna, anche aiutati dai nostri telespettatori, a cui chiedo di scriverci sia sulla live chat di YouTube sia sul nostro numero di WhatsApp. Allora, peggiorano le stime sulla domanda, questo è quanto ci dice l'OPEC, sia per questa ultima parte del 2022 che per il 2023. Ho detto bene? Calo di domanda significa crisi? Sì, diciamo che sostanzialmente, insomma, è un po' una crisi, in qualche modo, non voglio dire annunciata, però ecco, il calo della domanda significa sostanzialmente crisi, ovvero, ci si aspettava che, ma per il petrolio, già da quest'estate abbiamo visto che la driving season americana, un benchmark molto importante, importantissimo per quanto riguarda insomma, i consumi, e quando gli americani si dice, però tutti noi d'estate, insomma, prendiamo la macchina, andiamo a fare la scampagnata, l'escursione, insomma, la gita fuori porta, e ben venga, anche perché veramente tutto l'inverno rimaniamo, insomma, comunque in qualche modo più limitati. E quindi già in quel momento lì si è visto che non era così forte la domanda di distillati, di benzina e di gasoli, e quindi ecco già c'è stato un rallentamento da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista, l'OPEC naturalmente non si è fatta prendere, non si è fatta prendere, in ma non si è fatta prendere la mano, ha monitorato molto da vicino chi? La Cina. La Cina, perché la Cina è il principale, diciamo, acquirente mondiale di petrolio. Anche l'India non è produttrice, ma è un forte acquirente. Quindi ecco, diciamo, soprattutto la Cina è stata monitorata, tenuta sotto d'occhio, sotto controllo, proprio per vedere, insomma, come si sviluppano le situazioni.
Politica zero Covid per quanto riguarda la Cina, e quindi spesso e volentieri, usiamo questi termini, insomma, blocchi della circolazione, lockdown, e quindi diminuzione dei consumi e della produzione, e quindi automaticamente minore domanda di petrolio. Tant'è vero che la Cina aveva comprato e stava comprando e sta ancora comprando grandi flussi di petrolio dalla Russia, però il petrolio in surplus naturalmente lo fa transitare e ce lo spedisce a noi in Europa, che lo paghiamo 3 volte tanto, e quindi c'è un triplice guadagno del petrolio. Però ecco, sostanzialmente l'OPEC che cos'è che ha guardato? Ha indicato questa situazione e non ultima anche la recessione, i venti di recessione, quindi ha diminuito le stime di produzione di petrolio dai 2,7% per il 2022 a 2,34 Esatto. milioni di barili giornalieri per quanto riguarda il 2023. Esatto, peraltro il Fondo Monetario Internazionale abbiamo già detto che ha parlato di recessione per l'Italia non solo nel 2023, ha avvertito inoltre che il peggio delle attuali turbulenze deve ancora arrivare e i prezzi del petrolio sono crollati del 23% nel terzo trimestre, la peggiore caduta in più di 2 anni, mettendo a rischio le entrate delle nazioni OPEC. Confermi, Carlo? Non ho sentito l'ultimo passaggio, scusami, è andato via il Non ti volume. preoccupare, i prezzi del petrolio sono crollati del 23% nel terzo trimestre, la peggiore caduta in più di 2 anni e questo può mettere a rischio le entrate delle nazioni OPEC, quindi di conseguenza perché abbiamo una caduta importante. Diciamo che sì e no, nel senso che è vero che da una parte sono diminuite le esportazioni. Il discorso è tecnico e molto difficile da fare. Comunque è Sì. vero che sono diminuite le esportazioni, quindi insomma la produzione, proprio gli acquisti di petrolio fisicamente, però dall'altra parte abbiamo visto un petrolio a 120 dollari, 100, 125 dollari per barile, quindi insomma ecco. È vero che sono diminuite le esportazioni, però naturalmente a un prezzo notevolmente superiore, questo ha un po' rimpinguato, un bel po', insomma, rimpinguato le casse Arabia Saudita, Russia e tanti altri paesi produttori, insomma, che hanno venduto un petrolio, sono riusciti a vendere un petrolio, insomma, a dei prezzi ben superiori a quello che potevano essere già all'inizio del 2021, del 2020, insomma, quando eravamo intorno ai 50 dollari per barile. Quindi, ecco, da questo punto di vista, certamente vediamo subito il prezzo nello specifico, quando appunto erano intorno un anno e mezzo fa, erano intorno ai 60 dollari da maggio-giugno del 2021, quindi ecco, più che duplicato il prezzo del petrolio, oggi intorno agli 87 dollari. Però ecco, la cosa importante è appunto che è vero questo fatto qui, però comunque grazie al fatto che il prezzo del petrolio nei mercati internazionali sia salito così tanto, insomma, ha un po' comunque calmierato questa situazione di disavanzo, insomma, per quanto riguarda la domanda offerta. Ok, allora, visto che l'amico che ci ha scritto poco fa, Carlo, ha chiesto appunto potete parlare di petrolio e gas, petrolio, insomma, questa è sicuramente la notizia più importante del gas, cosa ci puoi dire? Io ti aggiungo, ovviamente, l'ho detto anche prima, la notizia per cui chiaramente monitoriamo sempre il conflitto Russia-Ucraina con Vladimir Putin che è tornato a minacciare, non si è mai fermato, ma adesso andiamo incontro alla stagione ovviamente più fredda, l'inverno, quindi le minacce hanno un peso diverso, chiaramente. Non forniremo energia a chi mette il price cap perché in Europa si sta discutendo di questo e alcuni paesi peraltro hanno già provveduto cioè stanno procedendo con il price cap. Quindi lui dice deciderà l'Europa, cioè cavoli loro sostanzialmente, se decideranno Interessante. di metterlo io non darò più energia. Ecco, cosa possiamo dire del gas e anche di queste minacce? Che inverno ci aspetta?
Dunque, ci aspetta un inverno caldo, nel senso, da questo punto di Speriamo vista. sia caldo veramente, così almeno non dobbiamo usare tanto riscaldamento, però poi di fatto il gas per cucinare ci serve, quindi Ci poco serve importa. almeno, non toglieteci almeno quello, insomma. E quindi ecco, diciamo che ci aspetta un inverno turbolento, utilizziamo questo termine, proprio insomma, Putin ha un po' aperto la porta verso l'Europa, ha usato nuovamente la parola partner europei. L'idea di Putin sarebbe quella di trasferire, visto che il Nord Stream 1 è stato danneggiato in qualche modo, il Nord Stream 2 non è ancora finita la costruzione, però lui vorrebbe addirittura spostare questi flussi di gas verso il sud dell'Europa, quindi transitare verso, entrare in Europa attraverso la Turchia. La Turchia, sappiamo, negli ultimi mesi si è fatta un grande nome in tema di diplomazia. Abbiamo sentito che ha cercato più volte di cercare di allentare le tensioni tra Russia e Ucraina e di mitigare, mediare questa situazione. Oggi Sì. si propone come mediatore in questo senso qui. Quindi ecco, l'ultima, proprio l'ultimissima, freschissima notizia è quella che Putin vorrebbe riallacciare, o meglio, ha riaperto la porta alla fornitura di gas all'Europa. Però, come giustamente hai ricordato tu, insomma, si tirerebbe un po' indietro, darebbe un po' il niet verso i paesi europei che vorrebbero fortemente un price cap, ovvero un tetto del petrolio. Tetto del petrolio, magari lo spieghiamo molto velocemente, sarebbe un prezzo fisso che, Del gas. detta così esattamente, del gas. Sarebbe una cosa buona, però purtroppo ci sono una questione molto importante, tutte delle situazioni tecnico-finanziarie molto importanti, come ad esempio si potrebbe fare questo price cap, però ad esempio se ci sono i costi delle assicurazioni navali che salgono oltre un certo punto, salterebbe questo price cap, il gas, la situazione addirittura peggiorerebbe perché il gas non verrebbe più inviato in Europa, dove abbiamo un tetto di prezzo, ma andrebbe altrove dove lo pagano anche di più. Quindi ecco, è un po' il cane che si morde la coda, diciamo così. Non è facile, non è una situazione facile da risolvere. No, direi di no. Allora, intanto passiamo all'altro argomento che ci porta al gold, inflazione. Intanto io ti chiedo cosa ti aspetti dall'inflazione, quindi evidentemente dalle mosse delle banche centrali con il rialzo dei tassi di interesse, e c'è anche un messaggio sul gold. Allora, te lo leggo subito, poi fai tu un tuo ragionamento. Buongiorno Manuela, volendo comprare oro fisico, lingottini e monete, ho visto che il prezzo d'acquisto è superiore dell'8% al valore quotato dell'oro, arrivando a 58-59 euro al grammo. È il caso di comprare oro ora? Grazie del vostro consiglio, salute e complimenti da Roberto. Vai. Vado. Allora, diciamo che innanzitutto consiglio di andare a vedere, insomma, più parti, voglio dire, di quello che è le vendite, più negozi, più venditori, perché magari potrebbero esserci, insomma, ecco, delle situazioni che magari non sono proprio così in qualche modo. Però ecco, dall'altra parte vorrei ricordare che, insomma, ecco, il prezzo, c'è una differenza tra il prezzo appunto di acquisto e il prezzo di vendita, naturalmente. Questo deve essere abbastanza chiaro. Dall'altra parte, naturalmente, che cosa possiamo vedere? Possiamo cercare di capire il fatto stesso che ci sia una situazione di mancanza di liquidità nel mercato. Quindi il mercato un pochino risente della mancanza proprio il metallo fisico. Il mercato fisico è estremamente in questo momento distaccato rispetto al mercato che vediamo noi, ovvero il mercato cartaceo, i futures, gli ETF e quant'altro. Effettivamente ci sarebbe diciamo così, una mancanza di metallo fisico. Proprio diciamo, l'autore della domanda ha messo il dito in un vespaio, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita è molto alto proprio per questa motivazione qui.
Ok, e quindi cosa ti aspetti sull'oro? Appunto, adesso andiamo anche a vederlo, semmai lo prendo graficamente, insomma. Sì. Beh, Cosa ti aspetti? per quanto riguarda l'oro, diciamo che sostanzialmente adesso dovremmo vedere che cosa? Dovremmo vedere un pochino allora, innanzitutto oggi i dati sull'inflazione. I dati sull'inflazione che diranno tante cose. La settimana scorsa abbiamo sentito, 2 settimane fa abbiamo visto i dati sulla disoccupazione. L'inflazione di oggi dovrà in qualche modo illuminare quello che potrebbe essere il percorso della Federal Reserve, quindi cosa farà? Tecnicamente, tendenzialmente dovrebbe rialzare i tassi fino a un 4,25-4,50%, quindi ancora il percorso potrebbe essere lungo. L'oro in questo momento, non mi stancherò mai di dirlo, lo sai benissimo, è molto sottovalutato, riferito all'andamento dell'inflazione. Con un'inflazione così l'oro dovrebbe essere molto più sopra. È anche vero che ci sono, le famose scommesse ribassiste sull'oro che proprio la settimana scorsa, sui metalli preziosi in generale, insomma, si è un po' ribaltata la situazione. Quindi ecco, potremmo essere ad un punto di svolta, diciamo che il livello chiave dei 1600-1650 dollari potrebbe essere visto come un livello, insomma, un livello interessante di supporto. E allora arriviamo alla parte, che interessa ancora di più tutti noi, la nostra quotidianità, la vita reale, dalla finanza all'economia reale. Ecco la vita di tutti i giorni. Com'è la vita di tutti i giorni, Carlo, oggi, proprio sulla base di quello che sta accadendo a livello finanziario? La vita di tutti i giorni la vediamo, vediamo insomma che cosa sta succedendo in questo momento nei distributori, ad esempio. Nei distributori abbiamo visto un prezzo del gasolio superiore al prezzo della benzina e non è finita qui, secondo proprio gli addetti ai lavori. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che le sanzioni alla Russia hanno di fatto bloccato l'importazione dei distillati per il petrolio, insomma, per il gasolio, per la produzione di gasolio. Le raffinerie europee sono più, diciamo, storicamente sono più attrezzate per lavorare la benzina, quindi produrre le benzine, i vari tipi di benzina, molto meno appunto il gasolio, appunto il gasolio utilizzato per la motorizzazione diesel. Quindi gran parte del gasolio proviene e proveniva dalla Russia. Se dovessero esserci veramente le sanzioni e colpire anche questo settore qua, e purtroppo per il rapporto domanda-offerta, grande domanda, naturalmente di grande domanda, la domanda c'è di autotrasporti, si pensa soltanto al trasporto delle merci, quindi, e non soltanto al riscaldamento. Quindi ecco, diciamo che la situazione potrebbe incrementare ancora di più l'inflazione in Europa. L'inflazione in Europa è determinata sostanzialmente, differentemente dall'America, che è determinata dalla domanda offerta, dai famosi colli di bottiglia. L'Europa invece si trova di fronte a questo incremento dell'inflazione proprio determinato dal prezzo delle materie prime, dal prezzo dei derivati delle materie prime, come tra le altre cose il gasolio. Faccio un esempio molto 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 breve. Naturalmente, se dovesse continuare ad aumentare il prezzo del gasolio, va da sé che gli autotrasportatori automaticamente aumenterebbero i costi di trasporto. Per gli autotrasportatori aumenterebbero i costi di trasporto, quindi il trasporto dei prodotti, ad esempio ai supermercati, alle grandi catene di distribuzione, comincerebbe a risentirne, quindi i prezzi automaticamente sconterebbero questo aumento determinato dall'aumento, insomma, dei prezzi del gasolio. E se vuoi continuiamo in questo senso qui, anche perché appunto ci potrebbero essere degli ulteriori riflessi sui prezzi del consumatore, non soltanto determinati dall'aumento dell'inflazione, ma purtroppo io credo che siccome viene paventato, insomma, ormai da tempo, dovesse esserci e già c'è, insomma, questo enorme aumento delle bollette, sia del gas che della corrente, io in qualche modo temo che sempre le catene di distribuzione potrebbero
scaricare questo aumento di prezzi sui prodotti in vendita, quindi potremmo effettivamente trovare dei prezzi molto più elevati, o comunque un aumento dei prezzi. Ancor Se più un di pa quelli che vediamo oggi? Temo, il mio timore è questo, insomma, e sarebbe, diciamo, io mi auguro che veramente le società, diciamo, gli automatismi di controllo intervengano in questo senso. Esatto. Se oggi un pacco di pasta costa 1 euro, non vorrei mai domani vederlo 2 euro, 2,50 euro, anche perché veramente la pressione, insomma, questa è un po' l'analisi che io mi sono, le domande che mi sono fatto, diciamo, tutti stiamo parlando di aumento delle bollette del gas, della corrente. D'accordo, per noi, d'accordo, ma per la grande distribuzione, dove vengono scaricati i prezzi? Sui prodotti venduti. Quindi ecco, io temo che potrebbe esserci veramente un'iperbole di costi e automaticamente, ritornando in ambito finanziario, anche di inflazione un Certo, po' fuori controllo. va bene. Allora, Carlo Valotto, grazie. Puntata molto interessante che poi troverete anche on demand sui nostri canali. Dovremmo cercare di farlo sempre di più, insomma, prima le notizie, la finanza e poi però cosa significa, perché è importante, soprattutto in questa fase. Grazie mille Carlo Valotto, ti seguiamo sui tuoi canali e a presto sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie a voi, un saluto a te Emanuela, un saluto a tutti quanti. Grazie.